Questa è una ricetta super veloce e super economica che ci tenevo a farla perché può sostituire in pochi minuti le piadine confezionate che non fanno proprio tanto bene. Sono Pam e questo è il mio canale Sana, Veloce, Vegetariana. g di farina tipo 2, 30 g di farina di quinoa, bicarbonato e 2 g di sale sono i semplici ingredienti che mescolo e cui mi basta aggiungere gradatamente 80 ml di acqua per poter iniziare ad impastare con le mani fino al punto in cui i miei ingredienti hanno assunto questo aspetto. Ora devo aggiungere 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Ecco il mio impasto che subito divido in due. La mia procedura prevede che io stenda un foglio di carta da forno, inizi quindi a schiacciare l'impasto dal centro, sovrapponga un secondo foglio e mediante il mattarello assottigli la pasta fino allo spessore necessario, cioè questo. Colgo l'occasione per utilizzare in modo creativo un piatto, rimuovere la pasta in eccedenza e trasformarne la forma irregolare in un tondo quasi perfetto. Sporco con poco olio una padella che scaldo a fuoco medio e vi adagio la futura piadina. Per la cottura occorrono un paio di minuti per parte. La piadina è ora pronta e può essere farcita a proprio piacimento. In questo caso mozzarella, pomodori secchi, noci, spinacino e immancabile giro d'olio. In quest'altro pesto di cavolo nero e cavolo cappuccio marinato.